Storie italiane. La foresta proibita. C'era una volta, nel regno di Selkirk, in Scozia, un conte che aveva una figlia di nome Janet, che amava più di ogni altra cosa al mondo. Janet aveva un cuore buono, amorevole e gentile, ma era anche coraggiosa, impavida e avventurosa. Alla periferia del regno c'era il bosco di Canterbury. Janet desiderava esplorarlo. Ma padre, non posso stare seduta a palazzo a giocare e parlare di abiti e trucco tutto il giorno. Sai che lo odio. Fai anche tiro con l'arco, karate e rafting. Allora, perché hai voglia di andare in quella foresta? Ma perché non posso andare nella foresta? Appartiene al nostro regno, giusto? Per la milionesima volta, Janet, la foresta è incantata e nota che le fate della foresta fanno brutti scherzi ai viaggiatori. Che tipo di brutti scherzi, padre? Non lo so, non sono mai stato lì. E se tutto questo fosse solo una voce? Ho visto gli splendidi uccelli sugli alberi. Ho persino visto i cervi che si aggirano con grazia nelle praterie del bosco. Se ci fossero fate che fanno brutti scherzi, allora gli animali e gli uccelli sarebbero così vivaci e felici? È una foresta così magnifica! Fammela esplorare, per favore! Nessuno del nostro regno va lì da 3 generazioni, Janet! Perché nessuna di quelle generazioni sapeva perché non andarci! Per favore, padre, voglio andare! Sai, questa è solo una stupida paura! Non puoi proteggermi per sempre, vero? Sono cresciuta, padre. Bene, sarai accompagnata da... Padre, posso prendermi cura di me stessa. Non ho bisogno di nessuno che mi accompagni. Se c'è qualcosa di pericoloso, tornerò, lo prometto. Sarai attenta? Lo prometto. Quindi, il giorno dopo, Janet partì per la foresta. Fu bellissimo. Gli uccelli colorati, gli enormi alberi, le farfalle, le sorgenti cristalline. All'improvviso, gli alberi intorno a lei tremarono violentemente. Un rampicante la colpì cercando di intrappolarla, ma Janet scattò via appena in tempo. Tu chi sei e cosa stai facendo nella mia foresta? Questa foresta fa parte del nostro regno. Dovrei essere io a chiedere chi sei. Questa è la tua ultima opportunità, ragazza. Lascia la foresta, altrimenti al 3 tu non sarai risparmiata. Avrei avuto paura di te se avessi avuto il coraggio di uscire a combattere. Non do importanza a qualcuno che mi minaccia mentre si nasconde. Allora ti mostrerò cosa posso fare. All'improvviso le foglie si trasformarono in feroci elfi che le corsero addosso per attaccarla, ma Janet riuscì a schivarli tutti. Afferrò un bastone, strofinò 2 pietre, accese un fuoco e minacciò gli elfi con la torcia. Tutti fuggirono. Uno dei cappotti degli elfi prese fuoco. Janet lo vide, balzò e prese il piccolo elfo e saltò nell'acqua per spengere il fuoco. Stai bene? Mi hai salvato la vita! Ti ho attaccato e mi hai salvato la vita! Senti, non sono venuta qui per combattere. Tu e il tuo popolo fatato potete rimanere nella foresta se volete, ma permettete anche a noi di esplorarla. Voglio solo passare del tempo qui e godermi la sua bellezza. È tutto! Per questo dovrei parlare con il nostro capo, Elfo Tamlin! All'improvviso ci fu un tuono e Tamlin apparve tra gli alberi. Janet, vero? Hai salvato la vita a uno dei miei elfi. Grazie per questo. Sono il custode della foresta. Devi andartene adesso. Questa foresta è pericolosa. Sei il custode della foresta? Allora devi conoscerne tutti i luoghi. Perché non diventi la mia guida e mi fai vedere tutto? Dopotutto, ringraziare con i fatti è meglio che solo a parole, giusto? Ringraziami, diventando la mia guida.
Vedo che sei davvero molto determinata. Mi piacerebbe portarti in giro. Vieni con me. Tamlin mostrò a Janet le parti più belle e magiche della foresta. Una collina così coperta di campanule da sembrare ricoperta da un folto tappeto viola. Una valle di farfalle dorate, una voliera naturale in cui gli uccelli cantavano più dolcemente di quanto Janet avesse mai sentito cantare prima. Oh, la foresta era bellissima e più vedevi, più rimaneva da vedere. Janet iniziò ad andarci ogni giorno e Tamlin era sempre lì come sua guida. Con il passare dei giorni, la loro amicizia divenne più profonda. Insieme ammirarono tramonti e albe. Fecero picnic e gite in barca. Risero e combatterono. Nel giro di pochi mesi, passati a conoscersi e a piacersi a vicenda, iniziarono a sentire il piacevole calore dell'amore. Ma Janet percepiva sempre una tristezza in Tamlin. E quel giorno la tristezza sembrava più forte che mai. «Tam, cosa c'è che non va, amore mio? Perché hai un'aria così triste?» «Oh, quindi ti importa di come mi sento?» «Ti amo!» «È per questo che non hai mai chiesto in tutti questi giorni di me o della mia vita? Di come sono arrivato a questa miserabile esistenza di guardiano della foresta della regina degli elfi?» «Non mi interessa di chi sei, Tamlin, ma per favore, dimmi cosa è successo!» «Ah, ma a me importa di chi sono! Non puoi amarmi, Janet! Dovremmo smettere di vederci!» «Ma perché dici questo?» «Sai, anch'io ero un umano!» «Cosa?» «I miei genitori sono morti quando ero molto piccolo. Non li ricordo nemmeno.» «Mi dispiace molto.» «Mio nonno mi ha adottato. Anni dopo, siamo venuti in questo bosco per andare in campeggio con alcuni dei suoi amici e dei loro nipoti. Ma mentre camminavamo nella foresta, improvvisamente iniziai a sentirmi molto stanco e rimasi indietro. Non so quando, non so dove mi sono addormentato. Quando mi svegliai, ero in questa strana terra, la terra della regina degli elfi, e la mia forma era stata cambiata in questo. Mi aveva rapito mentre dormivo. Da allora non so quanti secoli sono passati. Proteggo la foresta di giorno e non appena diventa buio mi ritrovo nella terra della regina degli elfi. Ti amo anch'io, Janet, ma io e te non possiamo stare insieme, non te lo permetterò. Che tipo di vita sarebbe questa, Janet? Io sono un elfo e prigioniero della fata. Non c'è modo di rompere l'incantesimo. C'è un modo. Solo un'opportunità che arriverà solo una volta nella nostra vita. Dimmi cosa devo fare. Promettimi che se non funziona, ti dimenticherai di me, Janet. Tamlin, non puoi decidere per me. Io ti amo e non mi importa se sei un elfo o un essere umano. Continuerò ad incontrarti anche se dovremo incontrarci così per il resto della nostra vita. Ma sì, voglio liberarti se questo è possibile. Dimmi come. La prossima notte di luna nuova di Samhain è speciale. Arriva solo una volta ogni 100 anni. Tutta la gente delle fate viaggerà per l'altro mondo. Devi arrivare all'incrocio della foresta a mezzanotte e aspettare la truppa delle fate. Arriveranno in 3 carovane. Lascia passare le prime 2 carovane. Sarò nella 3ª carovana, su un destriero bianco con un cerchietto dorato sulla mia fronte. Devi correre da me, togliermi dal mio destriero e stringermi. Qualunque cosa accada, non lasciarmi andare. Solo allora l'incantesimo potrà essere rotto. Io lo farò. Quindi, la notte successiva, Janet andò all'incrocio vicino alla foresta e attese. Poco dopo la mezzanotte, sentì gli zoccoli dei cavalli e la prima carovana di gente delle fate si avvicinò da lontano. Janet li lasciò passare. Arrivò alla 2ª carovana. Janet lasciò passare anche loro, ma si rese conto che i cavalli galoppavano troppo in fretta.
non sarebbe stata in grado di raggiungere il destriero di Tamlin. Quindi si arrampicò su un albero e si aggrappò ad un ramo forte ed elastico. Quando la terza carovana si avvicinò e lei vide Tamlin, si lanciò perfettamente in modo da sollevare Tamlin dal cavallo, poco prima che andasse oltre. La regina degli elfi vide tutto. Tamlin? Come osi? E tu, ragazza? Come potrebbe mai essere un umano innamorato di un elfo? Va via! All'amore non importa. Bene, allora, vediamo quanto è forte il tuo amore. La regina degli elfi usò la sua magia e trasformò Tamlin in una lucertola viscida e scivolosa che quasi scivolò dalle mani di Janet, ma lei riuscì a trattenerlo. Quindi la regina trasformò Tamlin in un feroce serpente che strisciava sul corpo di Janet, ma lei continuò a resistere. La regina trasformò Tamlin in braci ardenti. Janet urlò in agonia, ma Janet non lo lasciò andare. Se questa è la mia unica possibilità di liberarlo, farò tutto il necessario per assicurarmi che sia libero. Janet gridò per il dolore. E nel momento in cui le sue lacrime toccarono le braci, queste smisero di bruciare. Cosa sta succedendo? Perché non bruciano? Le lacrime del vero amore. Nessun male può vincere di fronte a esse. Sei stata sconfitta, regina. La mia Janet e il suo amore hanno vinto. Come può un essere umano innamorarsi di un elfo? Regina degli elfi, sei la benvenuta nella foresta del mio regno. Ma possiamo per favore vivere come amici piuttosto che nemici, umani ed elfi? Il concetto di amicizia con gli umani era forse molto difficile da comprendere per la regina degli elfi. Andò semplicemente via e non tornò mai più. Janet e Tamlin si sposarono presto e vissero felici e contenti. Con la regina degli elfi scomparsa, le persone di questo regno potevano ora andare senza paura in campeggio, a fare picnic nelle foreste con i loro figli. Ma i visitatori più regolari della foresta erano Janet e Tamlin.